una squadra impostata bene, che ha sofferto l'entella forte del risultato nei primi 20 minuti, poi ha preso in mano le redini del gioco, giocata benissimo, fatico a trovare addirittura insomma il migliore, oltre ad Amonis che è stato stratosferico, il migliore esordio che potevi immaginare. Beh sì, l'esordio mi fa molto piacere, è molto importante, perché partire poi con un risultato positivo, una vittoria così su un campo difficilissimo, perché qui non dimentichiamoci che qualche settimana fa, due settimane fa, insomma, ha perso, il Centella ha vinto col Bari, che io reputo una squadra per questo campionato probabilmente tra le migliori. E quindi beh, buon risultato, ci sono delle cose da migliorare, non mi è piaciuto l'atteggiamento all'inizio, l'approccio lo dobbiamo migliorare, mi è piaciuta la fase centrale del primo tempo, dove abbiamo palleggiato molto bene, abbiamo creato delle situazioni che non si sono concretizzate per pochissimo, per un ultimo passaggio, per una scelta sbagliata, però abbiamo giocato bene, palla a terra. E poi dopo il gol è subentrata la paura e gli ultimi 15 minuti del primo tempo non è quello il calcio che mi piace, io voglio vedere altro. Bisogna assolutissimamente continuare a fare la partita, perché poi quando giochi con queste squadre, che seppur vero che diciamo da azione non è che ci hanno creato tantissimo, però poi c'era stata l'occasione del rigore che arriva, perché se continui a fargli mettere palle inattive, falli laterali, li tieni sempre lì, questa è una squadra fisica, è una squadra che quando entra è pericolosa e poi può capitare l'episodio del genere. Nel secondo tempo direi che la partita è stata un po' condizionata chiaramente dall'espulsione, ci siamo dovuti abbassare per forza, però abbiamo portato, direi tutto sommato, senza neanche soffrire tanto, perché mi sembra che c'è stata una parata importante, poi il resto non è che c'è stato tantissimo. Poi la mossa vincente anche di Rossi, insomma, una staffetta sì, che era preventivata, no. E soprattutto questo atteggiamento che noi avevamo un po' immaginato, insomma, questo 4-2-3-1 che può essere una linea guida, o lo hai fatto in relazione anche all'avversario? No, assolutissimamente, l'ho fatto in relazione a quelle che sono le nostre caratteristiche. Questa è una squadra che è piena di esterni d'attacco, c'ha i centrocampisti per fare questo tipo di sistema di gioco, tant'è vero che spesso pur giocando con una difesa a tre, questa squadra ha giocato con una linea di quattro, con due centrocampisti, perché comunque giocare a tre secondo me in questo momento è difficilmente praticabile, non abbiamo tanti difensori centrali di ruolo, ce ne abbiamo solo tre. Il resto sarebbero adattati, e comunque Vitale e Pugino a mio avviso si esprimono, il loro ruolo sono nati come terzini, quindi ho preferito fare questa scelta. Abbiamo degli esterni bravi, con gamba e con qualità, perché di esterni ne abbiamo veramente tanti, e quindi la scelta, la staffetta non era preventivata, perché c'era anche Rodrigo, e ho preferito mettere Rossi, perché è un ragazzo che attacca, è più abituato ad attaccare la profondità, quindi è un giocatore poi molto molto fisico, che si dà molto da fare. Sì, no, va bene. Diciamo che oggi è andato anche abbastanza bene tutto, però devo dire che poi la fortuna ce la siamo andati a cercare, specialmente in quei 20 minuti del primo tempo, dove abbiamo dimostrato che se ci mettiamo a giocare, sappiamo giocare.